Prenderemo tutto il tempo questa inquadratura? Oggi si parla di Biancaneve e i sette nani. È il primissimo classico Disney, 1937, è il primissimo lungometraggio d'animazione mai fatto nella storia del cinema. Iniziamo spiegando la trama da cui è tratto tutto questo. Si tratta di una favola dei fratelli Grimm scritta nel 1812. Divenne famosa appunto con il titolo di Biancaneve e sette nani. La trama originale è particolarmente diversa rispetto a quella che vedete all'interno del classico Disney, ma voi non avete idea di quello che si è inventato Walt Disney. Nella trama originale, Biancaneve viene imbrogliata in tre modi diversi. All'inizio, con un pettine avvelenato. Poi con una fascia per i capelli che stritola in qualche modo che non ho ancora capito Biancaneve. E poi con la mela. In altre versioni alternative addirittura si usa uno specchio velenoso. Un'altra differenza sta nell'inizio, dove inizialmente c'era tutta una sorta di storia legata alla madre di Biancaneve, che addirittura nella primissima versione della favola era la matrigna, cioè la madre era la stessa che cercava di uccidere la figlia e non era una matrigna malvagia né una regina di qualcosa. E una cosa che non tutti sanno è che la regina si chiama Grimilde. Walt Disney ovviamente decise fin da subito di trattare la favola in modo diverso rispetto a come era effettivamente scritta all'interno dei libri dei fratelli Grimm. Nella versione principale più famosa, il principe aveva un ruolo molto più importante e i nani, esattamente come nella favola, c'erano, erano nel titolo ma non avevano alcun ruolo. Il principe all'inizio non doveva apparire all'inizio del film per cantare una serenata per poi sparire improvvisamente e ritornare alla fine. Doveva essere più simile al principe della Bella Addormentata, doveva infatti essere lui a uccidere Grimilde, che a sua volta voleva sposare il principe per impedirle di stare con Biancaneve. Quando lui rifiuta il matrimonio, una cosa tanto carina e tipicamente per bambini è che Grimilde inizialmente doveva risvegliare un esercito di scheletri che avrebbe dovuto combattere contro il principe. E il principe avrebbe dovuto combattere contro questo esercito di scheletri per riuscire ad arrivare alla casetta di nani per avvisarli in tempo del piano della regina, cioè quello della mela. Ma non sarebbe arrivato in tempo, trovando quindi Biancaneve già morta. Quest'idea sarebbe stata poi ripresa da Taro nella pentola magica parecchi anni dopo. È un altro classico Disney che non ha visto nessuno. Io no. Io ho visto. Non hai visto Taro? Non ha visto un cazzo. Ma c'è Tim Burton. E allora? Perché sì? Ha detto allora, non perché. Un'altra differenza è che nella favola originale, alla fine, Grimilde non viene uccisa, ma viene, diciamo, sconfitta e punita in base alle versioni in vari modi. Venendo costretta a ballare per sempre, o almeno finché non morirà, con delle scarpe roventi. O finendo in prigione, a vita, ma Biancaneve andrà tutti i giorni da lei a visitarla. Oppure venendo uccisa dai nani, che era la versione che voleva tenere Walt Disney all'inizio, prima di avere queste fantastiche idee del principe. Ci stava a morire grazie a causa... perché i nani. Hai capito? Ci sarebbe stato che le fosse andata una mela di traverso. Quando Walt Disney tolse tutta questa parte degli scheletri per paura che i bambini si spaventassero e anche perché era un po' difficile da fare, fatto interessante, uno degli scheletri si chiamava Oswald e non ho ancora capito perché dovrebbe essere importante il suo nome. Beh, ai tempi la regina era ancora grassa. Quando tolse completamente tutta questa parte degli scheletri, si rese conto del fatto che metà film si era svuotato completamente e rimanevano soltanto i litigi fra le due donzelle antipatiche, Biancaneve e Grimilde. Di conseguenza pensò di trasformare i nani, che non avevano nessuna personalità, in nani che ce l'avevano una personalità, e quindi se la inventò. Non è vera tutta la storia della cocaina. Non sono i sette effetti della cocaina. Aspetta, chi pensava fossero i sette effetti della... Gli stessi che probabilmente pensano che in realtà Doraemon sia frutto dell'immaginazione di Nobita e che lui sia in coma. Che ne giappo? Anche loro. No, in realtà è una sorta di coincidenza questa, diciamo, perché effettivamente è difficile dire che non si somiglia, che il tutto non abbia una sorta... Che cazzo state facendo? Ti viene il raffreddore quando fai uso di cocaina. Gli effetti ci sono davvero, soltanto che non era voluto. Potete cercare su internet ed esiste un elenco con circa 50 nani scartati. Tritolo. Esplode! È arabo. E la tirando Giovanni e Giacomo. Era bella. E c'è anche Xilitolo che lava i denti. Non fa di bene.
Un'altra cosa che non tutti sanno è che Cucciolo venne aggiunto per ultimo. Praticamente crearono 6 dei nani che conosciamo oggi. Cucciolo venne aggiunto solamente quando si resero conto del fatto che non era molto divertente la scena in cui trovavano Biancaneve nel letto. Quindi decisero di aggiungerlo cercando di fargli imitare Charlie Chaplin. Sul serio? Sì. E Cucciolo, sebbene questa cosa possa sconvolgere molti, è l'unico nano ad essere doppiato da 2 persone. È doppiato Cucciolo? I suoi versi erano doppiati. Una cosa interessante è pensare a come hanno ottenuto certi effetti che volevano ottenere. Per esempio, i rumori. Per ottenere il rumore di una persona che va a sbattere contro delle pentole, hanno spinto delle persone verso delle pentole e hanno girato il tutto. Per sapere come faceva un nano a muoversi e a ballare, hanno preso una persona grassa, hanno cercato di metterla addosso dei vestiti così pesanti da farla sembrare, a livello di proporzioni, un nano, e l'hanno fatta ballare. Walt Disney in persona si mise della finta barba solo per mostrare come ondeggiava al vento. La doppiatrice di Biancaneve, quella americana ovviamente, dopo aver fatto Biancaneve non poté più lavorare per colpa del contratto che aveva fatto. Il vecchio contratto della Disney, infatti, decretava che un doppiatore che aveva lavorato per la Disney non potesse più lavorare per nessun altro, salvo casi, eccezioni e cose simili. Perché? Tutti quanti gli animali, che a qualcuno sono stati parecchio sulle scatole, furono studiati usando dei veri animali, cosa che avrebbero fatto un po' meglio con Bambi, ma quello è un altro video. Nella sceneggiatura, sebbene nel film non si veda, era specificato che la strega aveva poteri magici, ma poteva usarli solo all'interno del suo castello e non all'esterno. Inizialmente lo specchio magico non doveva essere in grado di parlare. La doppiatrice italiana originale di Biancaneve è la stessa che fa la signora Rottenmeier in Heidi. Ed è la stessa che fa Crudelia Demon. La nuova doppiatrice di Biancaneve, invece, è la stessa che fa la signora Tweedy in Galline in Fuga. La cattiva di Galline in Fuga. Quindi sì, fare Biancaneve è una maledizione terrificante che porta a fare personaggi odiosi e crudeli. Inizialmente Biancaneve doveva essere una donzella con i capelli lunghi, giovine e impavida, ma poi venne cambiata radicalmente, perché arrivò alla Disney il disegnatore di Betty Boop, che ebbe la geniale idea di trasformare Biancaneve in Betty Boop. Dopodiché gli modificarono il corpo finché lentamente non arrivarono a un aspetto che fosse molto molto credibile e realistico. Poi Walt Disney si è reso conto del fatto che questo aspetto realistico non gli piaceva e quindi gli ingrassò la testa. Come ho detto prima, la versione originale di Grimilde doveva essere più grassa, brutta e vecchia. Venne poi ringiovanita e resa bellissima, nonostante i suoi vestiti. Questa era stata una tecnica per fare in modo che chiunque potesse vedere che sì, Grimilde era davvero bella. Ma era vestita talmente da schifo che nessuno si sarebbe mai voluto che nessuno si sarebbe mai dovuto nessuno si sarebbe mai voluto Dio mio! Che nessuno si sarebbe mai dovuto che nessuno si sarebbe mai non ci credo! Lo faccio io! Che nessuno si sarebbe mai identificato in essa con lei? No, essa si riferisce agli oggetti. Ella? In ella? In lei. Lei. In lei. Che nessuno si sarebbe mai potuto identificare in lei. In lei. Perché essa è per gli oggetti. E l'Elsa è una roba delle scale. Oppure una principessa. C'è un'intera canzone tagliata da Biancaneve dove i nani imparavano a mangiare. Fa smattare. Fa smattare tanto. With a spoon, with a bowl, with the music in your soul. You can cheer things up with the zup, zup, zup of the music in your soup. With a gulp, with a grin, get a wiggle on your chin. You can make things hum with the zum, zum, zum of the music in your soup. Ha detto tagliata da Biancaneve. No, sì, in maniera tipo Disney, tutto indaffarato arriva a Biancaneve. Da Biancaneve! Ah, ci può sempre farlo io! Un'altra scena tagliata è quella in cui i 7 nani cercano di costruire un letto a Biancaneve, ovviamente con scarso successo per colpa di Cucciolo. Quando Biancaneve venne diffusa in Europa, venne censurata
è vietata ai minori di 14 anni in alcuni stati e di 18 in altri e di 21 in altri ancora. Questo a causa della scena della morte della strega e le scene ambientate nel bosco dove Biancaneve sta scappando. Io avevo una paura pazzesca, in effetti io l'avrei vietato ai minori di 6 anni. Walt Disney aveva infatti intenzione di far capire da subito che questi film, sì, erano pensati anche per bambini, ma non erano indirizzati solo ed unicamente a loro. All'inizio, la morte di Grimilde doveva essere molto più simile a quella di Madre Gothel. Infatti si doveva, diciamo, scomporre e scomparire su se stessa all'interno del suo mantello mentre cadeva. Scompasvanire. Come Voldemort. Come Voldemort. Come Voldemort. Non lo ricordate come hanno rovinato l'opera d'arte. Era già rovinato non pesa. Il motivo per cui Grimilde chiede al cacciatore di riportare indietro gli organi di Biancaneve non è semplicemente perché così sarebbe stata una prova della sua morte, ma aveva intenzione di mangiarli, credendo in questo modo di diventare bella come lei. Oh my god. Biancaneve ha una sorella, si chiama Rosa Rossa. Dio ti maledica, se non c'è fuochi di pittura sul muro. Ma questa storia viene raccontata in un'altra favola dei fratelli Grimm, e le due Biancaneve potrebbero effettivamente essere due persone diverse. Inizialmente la Disney aveva previsto di inserire il personaggio della madre di Biancaneve, la regina Eva, ma poi sarebbe morta all'inizio del film. Ma per evitare troppi sconvolgimenti per certi bambini, effettivamente decisero di toglierla e basta. Biancaneve è una persona reale. Visse alla fine del Settecento in Germania, e venne cacciata dal suo castello per una questione ereditaria. La nuova matrigna appena arrivata si era resa conto del fatto che i suoi figli maschi, sebbene fossero primogeniti suoi, non erano primogeniti dal punto di vista del marito. Di conseguenza fece in modo che la piccola Biancaneve dovesse scappare nel bosco e nascondersi. Dovette scappare nel bosco e nascondersi. Il suo vero nome era Maria Sofia Margareta Catarina von Erpal. Dopo essere scappata nel bosco, venne accolta da dei minatori, solo che visto che ci troviamo nel Settecento, metà dei minatori erano bambini costretti a lavorare. I Rammsteins! No, i nani! I Rammsteins! I sette nani! Che le hanno raccontato loro con cui le è andato in overdose. I nani! Di conseguenza, la favola originale probabilmente era ambientata proprio a fine Settecento, ma Disney decise di ambientarla nel 1200. Nel film della Disney, Biancaneve ha 14 anni e ad alcuni può sembrare un po' poco. Nella favola originale ne ha 7. Inizialmente il primo classico Disney, al posto di Biancaneve, doveva essere Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma Walt Disney si rese conto del fatto che forse come film era un po' troppo poco comprensibile per molti stati al di fuori del mondo anglosassone. E quindi decise di pubblicare un film che fosse più comprensibile, cioè Peter Pan. Quando però decise che Peter Pan non era abbastanza iconico, puntò su Biancaneve e Sette Nani e ci vollero un sacco di anni per riuscire a completarlo. Quando Walt Disney lavorò a questo progetto, questo film venne chiamato La Follia Disney. Era infatti il film più costoso mai realizzato nella storia del cinema e successivamente sarebbe stato quello che ha venduto più biglietti. Non confondetevi, Via col Vento guadagnò di più, ma la maggior parte di coloro che andarono a guardare Via col Vento erano adulti. Mentre i bambini pagavano 25 centesimi per andare al cinema. Di conseguenza, sebbene il guadagno di Biancaneve sia stato inferiore, il numero di biglietti era molto molto più alto. Gran parte delle Silly Symphonies, cioè una serie di cartoni animati che faceva Walt Disney, che uscirono tra il 1934 e il 1937, furono fatte solo ed unicamente per scoprire quali tecniche potevano essere usate effettivamente in Biancaneve e Sette Nani. Biancaneve fu il primissimo film della storia del cinema in cui tutta la platea si mise a ridere e a piangere. Generalmente accadeva solo una delle due cose, in questo caso tutte e due. Uno dei motivi di questa strana reazione è che in realtà le favole ai tempi non erano poi così diffuse. Di conseguenza, no, Biancaneve non la conosceva nessuno al di fuori della Germania. Un'abitudine che purtroppo la Disney ha perso, ma che Walt Disney volle specificatamente quando fece questo classico. Stai facendo rumore? Esagerato. Era che tutte le scritte che apparivano nel film dovessero essere tradotte nella lingua di doppiaggio di ogni singolo film.
Di conseguenza l'Italia dovette, per conto suo, sostituire tutti i nomi sui letti dei nani con i nomi dei nani in italiano, e così via in qualsiasi altra lingua. Questa tradizione è stata portata avanti solo da Pixar. Gli anglosassoni decisero di tradurre questa storia di Biancaneve in una sorta di metafora della Seconda Guerra Mondiale. E quindi divenne una sorta di propaganda per dimostrare che sì, la Disney era contro la guerra. In realtà non c'è nessun collegamento fra queste due affermazioni. Al contrario, durante gli anni 40 uscirono un sacco di video di propaganda americani che riutilizzavano i sette nani che andavano a fare donazioni per le armi e i cibi in guerra. Adolfo. Nani! Trampolo! I capelli di Biancaneve in realtà non sono neri. Inizialmente vennero colorati per essere neri, ma quando Walt Disney guardò il film si rese conto del fatto che no, non gli piacevano. Perché sì. Il film infatti venne rifatto ben 5 volte. 5 volte venne rifatto per intero prima che Walt Disney decise di finalmente pubblicarlo. I capelli di Biancaneve quindi attualmente sono di una tonalità di grigio, non di nero. Per questo film Walt Disney ricevette una statuetta degli Oscar e altre 7 piccole. Avrete notato che negli ultimi anni va abbastanza di moda dare poteri magici alle principesse Disney. All'inizio anche Biancaneve doveva averne, perché la madre, Eva, doveva essere una sorta di maga buona. Una delle tante gag che vennero cancellate dal film è quella in cui il principe cerca di parlare con un cavallo, ma non ci riesce perché soltanto Biancaneve riesce a parlare con gli animali. Che gag fantastica! Walt Disney aveva bisogno di un sacco di idee per questo film, di conseguenza regalò $5 a chiunque avesse un'idea per quanto pessima, tranne una. L'idea dei nani che sbucano fra i letti facendo spuntare improvvisamente i loro nasi ricevette $25. Fantastico. Walt Disney avrebbe potuto spendere quasi $1 milione in meno se solo avesse deciso di non usare delle animazioni ma delle persone reali per fare le persone reali. Decise di non farlo lo stesso. Ciao, sono in pigiama e sto montando il video che stai guardando. Il principale motivo per cui Walt Disney decise di fare proprio Biancaneve in mezzo a tante favole fu quella che, beh, Biancaneve era il primissimo film che Walt Disney avesse mai visto, o almeno avesse memoria di aver mai visto, al cinema. Biancaneve e Sette Nani fu il primo film della storia a vendere delle action figures dei suoi personaggi. Questo è l'unico classico Disney in cui il logo della Disney non esiste. Perché ancora non esisteva né il logo né la canzoncina che sentite sotto. Che è quella di Pinocchio. Esattamente. Pinocchio? Sì. In molti classici Disney successivi questa cosa si può effettivamente notare. Per esempio Mulan o Hercules sono fatti secondo lo stile dell'epoca di cui stanno parlando. Lo stile di disegno arriva appunto dalle pitture di quell'epoca. Inizialmente l'idea era la stessa anche per Biancaneve, ma non con l'epoca di cui parliamo, cioè il Medioevo, ma con le illustrazioni dei libri di favore. Solo che visto che Walt Disney mantenne questo stile in tutti i classici Disney successivi, non si nota. L'attrice che interpretò Biancaneve, perché sapete, bisogna comunque avere una persona sotto che delinea i movimenti generali, è la stessa che fa la fata turchina in Pinocchio. La scena in cui si lavano le mani effettivamente venne aggiunta in un secondo momento rispetto a molte altre scene, semplicemente per insegnare ai bambini a lavarsi le mani, e che era molto importante nel 1937 quando il colera ancora girava per le strade armato. Pisolo è l'unico nano che alla fine del film Biancaneve non bacia. Sebbene tutti si ricordino bene andiamo a lavorar, in realtà la canzone dice andiamo a riposar. Andiamo a comandare. Perché infatti la canzone più famosa è quella che viene cantata quando i nani smettono di lavorare nella miniera e tornano a casa da Biancaneve. Nel corso del film più avanti canteranno andiamo a lavorar. Sebbene nel classico venga detto specchio specchio delle mie brame,
Il testo originale è Specchio spettro delle mie brame. Non era servo? Lo specchio usato da Grimilde esiste davvero ed è un giocattolo settecentesco in grado di registrare davvero la voce delle persone e di ripeterla al momento. Ma lo specchio che appare all'interno del classico Disney è in realtà uno specchio nero, cioè uno specchio che, secondo le leggende, era in grado di rubare l'anima guardandovi all'interno. In latino speculum ed era fatto con l'ossidiana. Che è una gemma. Nella maggior parte degli elenchi dei migliori film d'animazione di tutti i tempi, Biancaneve è quasi sempre al primo posto. Walt Disney, per pagare questo film, dovette ipotecare la sua stessa casa. Chiamandosi il film Biancaneve, inizialmente Walt Disney aveva pensato di ambientare buona parte del film in inverno. Alla fine però decise di farlo in stagioni più colorate, perché pensava che qualcuno potesse pensare che lui avesse scelto l'inverno semplicemente perché voleva spendere di meno il fatto di colori. Fu il fratello di Walt Disney, Roy Disney, a pretendere che Walt andasse avanti con il suo progetto anche se nessuno credeva in lui. Bestia! Ma non è un caso che Roy si chiama come il cattivo di Don't Tell Me I'm Scared? Sai che non è un caso. Le iconiche spalline tonde di Biancaneve furono una scelta di Walt Disney che voleva cercare di risolvere tutti i problemi nell'animare le spalle. Colorare le sequenze di Biancaneve era considerato un lavoro solo ed unicamente da donna. Di conseguenza furono solamente donne a colorare. Biancaneve fu il primissimo film a usare lo storyboard, cioè quella sequenza di immagini che spiega la storia di un film, una cosa che nessuno aveva mai fatto perché tutti usavano la sceneggiatura. Biancaneve ebbe due doppiaggi in Italia, uno del 1938 e uno del 1972. La doppiatrice del 1972 è la stessa che fa Tristezza. Molti di voi non lo sapranno, ma la versione del 1972, che è quella che quasi tutti conoscono, ha le scritte in inglese perché nel libro che usa la strega Grimilde per scoprire la mela avvelenata e il suo contro incantesimo, il testo non corrispondeva a quello che avevano deciso di usare nel doppiaggio. Quindi, piuttosto che creare una incongruenza, decisero di togliere tutte quante le parti tradotte in italiano. L'ultimo particolare del film ad essere cambiato sono stati i colori dei vestiti di Biancaneve. Per creare i trucchi che si trovano sulla faccia di Biancaneve, hanno usato dei veri trucchi. Uno dei personaggi rimossi da Biancaneve era Pegaso, il cavallo del principe azzurro. La canzone che Biancaneve canta all'inizio del film doveva essere cantata più avanti nel film all'interno di un sogno di Biancaneve in cui ci saremmo ritrovati fra le stelle a ballare e danzare. Ora, molti si sono sempre chiesti quale fosse il significato effettivo di Biancaneve, perché sembrava un po' strano che una favola così lunga, con così tanti particolari, dovesse significare semplicemente non essere geloso degli altri e non aprire agli sconosciuti, giusto? Quella che io vi sto per dare è un'interpretazione. Ovviamente i fratelli Grimm, come qualsiasi altro scrittore di favole, non diedero mai una vera e propria spiegazione del significato. Ma all'interno delle favole esistono degli archetipi, cioè degli elementi molto ricorrenti, che hanno quasi sempre lo stesso significato. Iniziamo con lo specchio delle brame. Lo specchio, come significato, ha proprio quello di specchiare, di riflettere. Lo specchio mostra un altro te. Di conseguenza, quello che vediamo all'interno dello specchio delle brame è l'animo, diciamo, di Grimilde. Il suo animo oscuro, i suoi lati più nascosti, non quelli che lei dà a vedere, ma quelli che solo all'interno del suo riflesso si possono vedere, e che lei vede in se stessa. Quindi, quando Grimilde parla con lo specchio, sta un po' parlando con la parte più nascosta di se stessa. La parte di lei che non si comporta come una matrigna, ma si comporta invece come una strega. Quella parte che è gelosa della bellezza della figliastra. Grimilde imbroglia Biancaneve con tre metodi nella favola. La matrigna, per uccidere Biancaneve, cerca di farla scontrare con la realtà, quindi con uno specchio magico in cui lei dovrà riflettersi, scoprendo quindi il lato più oscuro di se stessa, con la mela, che arriva dai vecchi racconti di Adamo ed Eva, che è la conoscenza sia del bene che del male, e per conoscere sia il bene che il male bisogna avere una forte coscienza di sé, e la forte coscienza di sé uccide la propria infanzia, diciamo. Vi ricordo che Biancaneve è una bambina. Il pettine o il laccio per capelli, che invece sono una rappresentazione della bellezza, rendersi più belle. Ovviamente rendersi più belle non risolve assolutamente i problemi di invidia. La mela del bene e del male porta a Biancaneve sia il bene che il male. La porta alla morte, un sonno che appunto è simile alla morte, e la porta a trovare il vero amore, che sono appunto i più grandi motori del bene e del male, l'amore e la morte.
La cattiva è una regina, è una persona potente. La principessa è una persona che un giorno dovrà prendere il ruolo della regina, come una figlia deve prendere il ruolo della madre, come qualsiasi bambino deve crescere e diventare adulto e quindi avere davvero un ruolo. La principessa è destinata ad essere regina, il principe è destinato ad essere re, ma non lo sono ancora. Devono maturare. Biancaneve scappa nel bosco. Il bosco è la vita reale, scappa dal suo castello, dove è, in un certo senso, protetta, per dover affrontare i veri problemi della vita, cioè il bosco, e dopo averlo affrontato, cambia atteggiamento e diventa padrona di casa, diventa una mamma per coloro che non sono ancora esperti quanto lei, i nani, che appunto sono più piccoli. I nani hanno la barba, sono saggi, ma, per simbologia, sono anche avidi, hanno tutti quanti i loro difetti. Biancaneve, essendo buona, li ama lo stesso e cerca di crescerli, insegnando loro a mangiare, a lavarsi, a pulire la casa usando degli animali. Il cacciatore è l'uomo buono al servizio del male. È costretto a fare del male, ma è abbastanza buono da riuscire a tenere testa alla regina e decidere di non fare nulla del genere. Che poi resterà sempre un mistero il che fine ha fatto il cacciatore, è stato giustiziato? La regina, che è tanto bella, per imbrogliare Biancaneve deve diventare brutta. Perché? Perché dal momento stesso in cui sta imbrogliando, diventa brutta. Ma questa cosa deve essere visibile agli occhi di un bambino. Quindi lei, per imbrogliare, smette di essere una regina bellissima e diventa una regina bruttissima. Perché se prima era solo gelosa, che è un sentimento umano, ora era diventata malvagia. Nella favola originale, Biancaneve non è una sguattera che lavora al castello, ma è una principessa come qualsiasi altra. Walt Disney cambiò questa cosa per creare un po' di identificazione in più nella donna del 1937. E anche per rappresentare effettivamente l'animo dei due personaggi. La regina è tanto bella, ma è bella soprattutto perché è piena di possibilità, di soldi, di potere. Biancaneve invece è bella nella sua semplicità, nel suo lavoro, nella sua difficoltà. È una donna reale. Avete trovato interessante il video? Fastidioso? Ditemelo nei commenti. Quindi commentate! Secondo voi quale dovrebbe essere il prossimo classico Disney di cui parlare? O quale dovrebbe essere il prossimo film di cui parlare in generale? Su su, opinioni, opinioni, opinioni su tutto quello che volete. Iscrivetevi!